Sono passati 12 anni da quel 29 dicembre 2010 quando il crollo alla diga di Monte d'Oglio fece tremare i polsi all'intera Val Tiberina. Il crollo dei tre conci in cemento armato determinò un danno enorme per l'invaso. 8 gli anni di sequestro dell'area in attesa della sentenza penale di primo grado e poi nel 2019 l'avvio dei lavori di ripristino che adesso stanno per essere terminati. Di pochi giorni fa il sopralluogo da parte della vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi. Oggi, dopo tanti anni, dopo sequestri, dopo tante vicende di vario tipo, finalmente siamo a vedere i lavori che sono a buon punto, entro luglio dovrebbero concludersi, quindi prima di tutto questi lavori mettono in sicurezza la diga e il territorio qui sotto vicino, consentiranno un maggiore afflusso e una maggiore raccolta di acqua e quindi saranno, lo dico in un periodo in cui si sta discutendo di siccità ormai a livello nazionale, sarà un polmone straordinario e indispensabile anche per tutta l'agricoltura della zona. Certamente non basta perché si tratterà di continuare a lavorare per completare la rete di adduzione dell'acqua nelle aree circostanti. Bisognerà ragionare anche della ricaduta anche sull'area immediatamente attigua a questa diga. L'amministrazione comunale si ha sempre sostenuto di dover avere anche un beneficio in termini di possibilità di attingimento di acqua, sopportando sul proprio territorio la presenza di questa diga, quindi ci sono anche altre cose da fare per completare la possibilità che questa diga diventi davvero una risorsa a pieno titolo per tutto questo territorio, anche per territorio appunto a confine un po' sulla zona toscana e in parte anche della zona del Trasimeno che ricade nel territorio dell'Umbria, però direi che al termine di questi lavori dopo circa 11-12 anni credo che sia un buon segnale, entro luglio dovremmo avere i lavori completati, credo che sia un bellissimo segnale e da qui poi si possa ripartire per andare ulteriormente a migliorare la rete idrica di quest'area.